Salve a tutti. Allora, riprendiamo un po' il discorso che abbiamo lasciato in sospeso l'ultima volta, quando abbiamo parlato dei parametri. L'ultima volta abbiamo costruito un plugin che fondamentalmente utilizzava uno slider per cambiare il gain, un parametro che abbiamo chiamato gain, che in sostanza cambiava attraverso questo parametro. Come abbiamo visto l'altra volta, cambiava l'intensità di un segnale all'entrata attraverso la moltiplicazione di questo fattore. Poi, attraverso questa funzione che settava questo valore, abbiamo costruito uno slider che attraverso questa funzione lambda collegava il valore dello slider direttamente a questo valore qua. Il qual era il problema? Il problema è che se aprivamo questo plugin all'interno di una DAW, ecco, se aprivamo questo plugin all'interno di una DAW come Cubase, il plugin ovviamente funzionava, nel senso che, ecco, se apriamo l'interfaccia utente, vediamo che il gain funziona, ma il problema era che questo gain non appariva tra i parametri automatizzabili all'interno del nostro plugin. Per risolvere questo, dobbiamo quindi convertire questo numero, questo gain, lo dobbiamo convertire in un parametro. Juice ha direttamente una classe che serve appunto a questo, che si chiama Audio Parameter. Ora, di Audio Parameter ce ne sono diversi tipi, cioè, per esempio, il parametro float, che come in questo caso, che praticamente crea un parametro in funzione di un numero a virgola mobile, oppure potremmo avere un audio parameter bool, che in realtà invece di creare un virgola mobile crea una variabile booleana, oppure un audio parameter int, che invece di creare un float number oppure una variabile booleana può creare un numero intero. Insomma, ce ne sono vari tipi. Per adesso noi utilizzeremo un audio parameter float. Quindi al posto di questa variabile qui possiamo creare una variabile, anzi utilizzeremo un puntatore appartenente alla classe, perché comunque gli audio parameter sono delle strutture che sono legate strettamente al processore, quindi nel momento in cui il processore viene distrutto quando chiudiamo il plugin, automaticamente verranno distrutti anche tutti i parametri. Quindi non c'è nessun problema nel creare un audio parameter come un semplice puntatore. Quindi possiamo farlo audio parameter. Vedete come ce ne sono diversi, ci sono l'int, come dicevamo, il bool, il float number, oppure ecco anche il choice, che serve per praticamente creare un parametro che ci permette di fare una scelta tra diverse stringhe, no? Per adesso noi utilizziamo questo parameter float. Abbiamo detto che dobbiamo utilizzare un puntatore, quindi mettiamo l'asterisco e lo chiamiamo appunto gain. Ok? Questo parametro adesso l'abbiamo creato al posto della variabile gain, però questo parametro deve essere inizializzato, cioè deve essere aggiunto al costruttore del nostro processore. Quindi il costruttore è questo qui, eccolo qui, e quindi inizia qui. E quindi qua possiamo aggiungere questo parametro al nostro processore. E per aggiungerlo dobbiamo usare una funzione interna a questo processore che si chiama add parameter. Per aggiungere, ovviamente adesso abbiamo costruito un puntatore che si chiama gain, e quindi dobbiamo creare il vero oggetto, utilizzando, come sapete dalla teoria di C++, una keyword che si chiama new. Quindi dobbiamo scrivere qui dentro gain è uguale new audio float, ok? E adesso qui dobbiamo mettere in ingresso i parametri di questo audio parameter float.
Audio Parameter Float accetta, se noi andiamo a vedere, ecco, se noi andiamo a vedere il costruttore nelle IPA di Juice, vedremo che il costruttore si può fare in diverse maniere. Per esempio, possiamo indicare il nome del parametro, poi il nome della stringa che appare nella DAW, adesso poi vediamo, utilizzare un range del parametro, e diverse altre, anche delle altre funzioni, diciamo, lambda che servono a convertire, per esempio, il parametro in delle stringhe, ma questo lo vedremo più in là. Oppure, ecco, questa è la forma forse più semplice, possiamo utilizzare questa. Quindi, ecco, serve una stringa che indichi in maniera univoca il parametro. Poi serve una stringa che è quella che apparirà sulla DAW. Poi serve un valore minimo, un valore massimo e un valore di default. Ok, quindi copiamo un attimo questa parte qui e la incolliamo qui. Ok, benissimo. Allora, questa prima stringa la chiamiamo per esempio gain. Questo è il nome del nostro parametro, quindi fondamentalmente questo è il nome del parametro. Ok. La seconda stringa che serve è una stringa che serve a individuare il parametro nel momento in cui vogliamo automatizzarlo nella DAW. Quindi fondamentalmente, per esempio, possiamo scrivere gain con la maiuscola, in modo tale che quando nella DAW cerchiamo di automatizzare questo parametro, lo vediamo scritto in questa maniera. Quindi è il nome del parametro nella DAW. Poi serve il valore minimo abbiamo visto prima era 0.0f, essendo un float. Il valore massimo abbiamo detto che è un 1.f, e il valore di default qual era? Abbiamo detto 0.1, l'avevamo messo prima, quindi ok. Quindi possiamo mettere qui come valore di default 0.1f. Bene, e chiudiamo quest'altra parentesi, ok, a posto. E quindi adesso abbiamo creato questo, ovviamente qui c'ho le punte e virgola, ok, abbiamo creato e aggiunto questo parametro. Quello che dobbiamo fare è, vabbè sì, da sottolineare il fatto che se nel caso in cui non ci fosse, per esempio, questo range da 0 ad 1, ma un parametro, diciamo, più con altri numeri, possiamo sempre riportare il valore con come vedete qui nel costruttore, cioè possiamo utilizzare questo normalizable range che praticamente ci consente di creare un range da 0 ad 1 che può essere normalizzato con altri valori. Ma in questo caso, essendo 0, già da 0 ad 1, non avrebbe molto senso. Quindi lo lasciamo per adesso, lo lasciamo così. Poi magari in un altro momento facciamo un altro parametro con un'altra tipologia di range, quindi ci potrebbe tornare utile questo range normalizzato. Ok, adesso che abbiamo creato il parametro, dobbiamo applicarlo. Per applicarlo, ovviamente, il valore del parametro è appunto il nome del parametro con l'asterisco, cioè la variabile con l'asterisco. Quindi fondamentalmente qui dobbiamo moltiplicare per il valore di questo a cui punta questo puntatore, che si ottiene ovviamente con il parametro gain. Un'altra cosa che dobbiamo aggiustare è appunto questa funzione che ci permette di cambiare il valore del parametro. Ora, ricordate l'altra volta abbiamo visto che abbiamo costruito questo gain, questo slider, e quindi fondamentalmente attraverso questa funzione cambiavamo il valore del gain. Ma giusto, una volta che facciamo riferimento ai parametri, quindi non più ai semplici valori di funzione, ci permette di creare quello che si chiama un attachment. Che cos'è un attachment? È praticamente una specie di ponte
che serve a collegare uno slider, quindi un oggetto della UI, con un parametro creato all'interno del nostro processore. Quindi in teoria questa funzione qui non serve più, in quanto dobbiamo creare un attachment che leghi questo slider a questo parametro. Innanzitutto questo parametro, siccome dobbiamo accedere dal di fuori a questo parametro, questo lo possiamo prendere e spostare qui, quindi metterlo sul pubblico in modo tale da poterci accedere da fuori dal nostro editor. Quindi creiamo questo parametro. Creeremo uno standard unique pointer, perché comunque serve un puntatore che possa essere gestito nella maniera più efficiente possibile, in modo tale che quando venga chiuso il processore dobbiamo essere sicuri che l'attachment sia distrutto prima. Quindi possiamo scrivere così: standard unique pointer. Quindi questo è un puntatore, come sapete, dal C++ univoco, che si autodistrugge nel momento in cui non serve più. Useremo questo attachment che si chiama juice slider attachment. Ecco, vedete, c'è lo slider parameter attachment, che è proprio quello che cercavamo. Chiudiamo questa, lo chiameremo, non so, gain attach. Ok, una volta creato il puntatore, dobbiamo a usarlo di qui nel costruttore. Quindi fondamentalmente scriveremo che questo gain attach sarà uguale a, dobbiamo creare praticamente l'oggetto di per sé, quindi useremo, come sapete, il make unique, la classe è questa qui, quindi questa è la classe che dobbiamo utilizzare, e i parametri li andiamo a vedere nelle IPA di Juice. Allora, se prendete le IPA di Juice su slider parameter attachment, il costruttore richiede un parametro a cui deve essere legato lo slider, a cui deve essere legato, e la gestione dell'undo manager, che praticamente serve per gestire il control Z, cioè l'undo. Adesso noi no, magari se non lo stiamo utilizzando, quindi utilizzeremo un null pointer, un puntatore nullo. Quindi, ok, scriviamo questa cosa qui. Quindi la prima cosa da mettere è il parametro che noi vogliamo legare, appunto, sta dentro il processore, quindi sta qui. È il processore che si chiama gain, ok? Quindi sarà audio processor, che sarebbe questa referenza al processore. Dentro l'audio processor ci troveremo questo gain, però essendo questo un puntatore, dobbiamo prendere l'oggetto a cui punta il puntatore, quindi serve l'asterisco, ovviamente. Poi serviva quindi il parametro abbiamo messo lo slider, quindi lo slider appunto è questo, è gain slider, quindi copia gain slider, ok, e poi l'undo manager che abbiamo detto non utilizziamo, quindi mettiamo null pointer, ok. Benissimo. Allora, se è andato tutto ok, ora dovremmo vedere, dovrebbe funzionare come prima, ma in più dovrebbe esserci un parametro che possiamo automatizzare. Quindi vediamo. Ok, questo è il nostro. Ok, sta funzionando. In più vediamo se c'è il parametro. Eccolo qui. Questo è il parametro che possiamo automatizzare, nel senso che se io adesso metto, ecco, un'automatizzazione, vediamo che, ecco, vedete che viene praticamente automatizzato in funzione di quello che facciamo sulla DAW. Quindi adesso questo gain non è più un numero normale, ma è un parametro a tutti gli effetti. Avendo più di un parametro, le cose possono essere complicate, quindi dobbiamo mettere più
attachment e più parametri, e quindi dobbiamo aggiungere parametro per parametro, le cose possono diventare veramente molto, molto complesse e di difficile gestione. Fortunatamente Juice ha un'altra funzione che si chiama un value tree, che sarebbe praticamente un modo di gestire in un unico oggetto diversi parametri, che però magari vediamo la prossima volta. Se, come al solito, se avete domande o dubbi, non potete altro che scrivermi e cercherò di rispondervi. A presto.